la storia della Merlo è abbastanza lunga. Vorrei dire che con la fine dell'anno prossimo avrà 50 anni. Quindi già questo dice parecchio. Con la fine dell'anno prossimo sarà veramente una storia molto interessante, perché è partita con un seme piccolissimo e da oggi è realizzato un'azienda che esporta in 60 paesi nel mondo, con 7 filiali, 1000 persone in Italia, 300 all'estero. E quindi crediamo che con questo dobbiamo veramente dire di essere molto contenti, e ancora dobbiamo essere contenti per cosa i nostri clienti ci ritornano come informazioni. Siamo stati molto bene accettati e quindi grazie a tutte le persone che hanno lavorato con noi durante tutti questi anni. Il core business nostro è indubbiamente il telescopico. Siamo stati dei protagonisti molto importanti in questo settore, perché abbiamo presentato per primi il telescopico nel suo insieme originario. Siamo stati i primissimi a presentarlo in agricoltura e quindi questo è un piacere veramente vedere come dopo 20 anni, più di 20 anni, questo prodotto sta diventando un prodotto veramente molto importante. In agricoltura sappiamo che ci sono ancora tante cose da fare e quindi stiamo sviluppando molti modelli per seguire evidentemente l'evoluzione dell'agricoltura. Oggi presentiamo queste due macchine che vediamo qui, che sono due macchine molto innovative nel senso di veramente di nuovi concetti, di nuova sicurezza e di economizzazione e di affidabilità. Quindi queste macchine oggi sono veramente all'avanguardia e ritengo tecnologicamente punta avanzata di cosa può essere oggi il settore delle costruzioni di macchinari per l'agricoltura e non. Infatti proprio per questo siamo stati premiati con due premi molto importanti, uno per la sicurezza e l'altro per l'automazione e l'economizzazione di carburante durante il lavoro.
Il futuro della Merlo prevedo questo, e questa squadra di giovani che sono molto volenterosi, molto capaci, io credo che siano una grande testimonianza per il nostro futuro. Grazie.